Ciao, oggi c'è parecchio vento fuori, per cui registro stando dentro. Poi ci sarà il video appunto dove faccio un esercizio con dip, sempre sul back, dove in pratica faccio sul quadrato e lancio sia davanti che dietro la pallina, in modo che la seconda pallina risulti da stimolo. E come si vede nel video, in pratica lo stimolo funziona perché è successo che in pratica la pallina che deve andare a prendere con il back si è nascosta un pochettino sotto le foglie, per cui era un pochettino più difficile da andare a prendere. Lei è andata sicura, però poi non è stata abbastanza persistente e ha detto: no, c'è un'altra pallina dall'altra parte, più facile, è provata ad andare di là. Però poi l'ho richiamata su quella che doveva andare a prendere e dopo è stata abbastanza sul posto. Questo per farti capire come ogni esercizio che si fa puoi variare e quindi diventa bello, insomma, vedere le reazioni del cane che vengono fatte, insomma. Grazie. Vai, vai. Vai, 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 vai. Ehi, ehi, ehi. Qua, qua. Su, vieni. Di lì. Vai. Bravissima!